Al Veneziani di fronte Monopoli e Trapani per l'undicesima giornata. Colombo recupera in extremis Miceli, che si schiera al centro della difesa nonostante praticamente non rientrasse tra i convocati, ma in mattinata dà il suo ok per essere sul terreno di gioco. Cominciano Yeboah e Grandolfo in avanti. Monopoli che comincia bene. Qui siamo al terzo minuto con Falserano da destra, finta, doppia finta da parte di Falserano, il cross all'interno dell'area di rigore per il colpo di testa di Grandolfo che non impatta bene. E siamo al terzo minuto. Esce il Trapani, partita vivace ma anche con tanti errori a centrocampo. Qui la conclusione da parte di Bifulco e la sfera che termina alta sulla trasversale. Qui bella azione da parte del Monopoli, la verticalizzazione di Battocchio per Yeboah. C'è il contatto con Celiento, secondo il direttore di gara, però è tutto regolare. Siamo al 31esimo, da verificare effettivamente se Celiento tocchi o meno il pallone, sembra quasi con le natiche qui stoppare il pallone in qualche modo Celiento. Qui prima svolta, forse quella più importante della partita, contatto tra Cristallo e Lescano, l'arbitro indica il dischetto e assegna il calcio di rigore al Trapani e soprattutto espelle Cristallo per fallo da ultimo uomo. Ecco qui, Cristallo espulso e dunque Monopoli in 10 uomini, ammonito anche Boulevardi per proteste. Dal dischetto Lescano, la piazza nell'angolino sulla sinistra di Vitale, poi non esulta per rispetto della sua esperienza a Monopoli nella stagione 2015-2016. Trapani dunque in vantaggio con il calcio di rigore di Lescano. E siamo al 39esimo del primo tempo. Inizio del secondo tempo, il Monopoli si mette con il 4-3-2 con Scipioni a fare l'esterno destro difensivo. Falserano rimane nel ruolo di mezzala, il sinistro di Carriero termina alto. Qui bello il cross di Falserano per Boulevardi che non riesce ad impattare di testa al centro dell'area di rigore. Poi il cross di Yabrema, Grandolfo è in posizione di fuorigioco. Siamo al quarto minuto del secondo tempo, andiamo al 13esimo, grande occasione per il Trapani, c'è il cross per Lescano, il grandissimo intervento da parte di Samuele Vitale che con il piede di richiamo riesce ad evitare il secondo gol del Trapani. Trapani che insiste con fallo a sinistra, il cross verso Lescano che però ha commesso fallo. Trapani che dunque spreca le possibilità per andare sul 2-0. In realtà ecco qui il cross da parte di Fall per il fallo di Lescano e danni di Yabre. Nel frattempo cominciano anche le sostituzioni del Monopoli dentro Cascella e Vasquez. Qui siamo al 29esimo, Udo e Viteritti. Udo riesce in qualche modo a sgusciare via e poi sul rimpallo a mettere il pallone di testa alle spalle di Vitale per il 2-0 del Trapani. Partita a questo punto che sembra chiusa, con i siciliani in superiorità numerica e anche con due gol di vantaggio. Sembra quasi impossibile dunque la rimonta da parte del Monopoli, una rimonta che però avviene in pieno recupero. Qui siamo al 90esimo, punizione di Bruschi respinta dalla barriera, Battocchio recupera un grandissimo pallone a destra, va sul fondo, effettua il cross, difesa del Trapani dormiente, Vasquez come un cobra sotto misura va a trovare il gol dell'1-2, riaprendo il match. Mancano 4 minuti e mezzo alla fine dei 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Vedete, Vasquez sotto misura, terzo gol in campionato per lui, ma non finisce assolutamente qui perché al 95esimo, vedete, 5 minuti di recupero, il cronometro dice 94 e 55, c'è il contatto tra Martina e Valenti, calcio di rigore in favore del Monopoli. Esulta il Veneziani ma ovviamente un po' troppo prematuramente perché poi bisogna realizzarlo il calcio di rigore. Vedete Martina che entra in ritardo su Valenti, bravo a crederci fino alla fine. L'esultanza da parte dei giocatori di Monopoli. Vasquez mantiene la freddezza fino all'ultimo, spiazza così il portiere Seculin per il 2-2 e sul Veneziani può partire la festa per un pareggio clamoroso per quello che è accaduto nel finale da parte del Monopoli.